Cracovia, capo dello Stato Mattarella ammonisce sulla guerra. Nessuno può restare indifferente di fronte alla brutale aggressione della Russia contro l'Ucraina, un paese sovrano, libero, democratico, la cui popolazione è oggetto di attacchi mirati criminali che uccidono con ferocia, prendendo di mira senza scrupoli le infrastrutture civili ucraine per lasciare la popolazione al gelo e al buio. Oggi, prosegue il Presidente della Repubblica, l'Europa è testimone di crimini frutto di una rinnovata esasperazione nazionalistica. Duro monito anche di Papa Francesco durante l'udienza generale del mercoledì, parlando dei martiri dei nostri giorni. Non si deve mai uccidere in nome di Dio, perché per lui siamo tutti fratelli e sorelle, ma insieme si può dare la vita per gli altri. Tutti i santi e le sante martiri siano semi di pace e riconciliazione tra i popoli per un mondo più umano e fraterno, ha sottolineato il pontefice, che ha fatto riferimento non solo all'Ucraina, ma anche a una guerra terribile e dimenticata, quella nello Yemen, dove i cristiani hanno vissuto più esempi di martirio. La ministra del lavoro Marina Elvira Calderone al forum Confcommercio lancia l'allarme: abbiamo 1 milione di posti di lavoro che non riusciamo a coprire, mentre abbiamo tante persone che sono fuori dal circuito lavorativo e quindi dall'impegno attivo nel mondo del lavoro. Il 2025 potrebbe essere il primo anno scolastico del liceo del Made in Italy, nell'auspicio del ministro delle imprese Adolfo Urso. Arriva domani in Parlamento un'informativa urgente del governo con la partecipazione del ministro della giustizia Carlo Nordio sulla vicenda della fuga del cittadino russo Artemus. Il ministero della giustizia ha avviato un procedimento disciplinare contro i giudici della Corte d'Appello di Milano, incolpandoli di grave e inescusabile negligenza per avere concesso il 25 novembre del 2022 gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico al 40enne imprenditore russo poi evaso. Per la scomparsa della 29enne milanese Marzia Capezzuti a Ponte Cagnano Faiano, Salerno, avvenuta nel marzo del 2022, i carabinieri hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 3 persone, un uomo, una donna e un 15enne. Sono accusate a vario titolo di maltrattamenti, tortura e omicidio. I resti di un corpo, che si presume appartenessero alla 29enne, furono trovati il 25 ottobre in un casolare di Santa Tecla, tra le colline di Ponte Cagnano Faiano e Monte Corvino Pugliano. La procura di Salerno aveva da tempo aperto un'inchiesta, indagando anche alcuni familiari del fidanzato di Marzia deceduto nel 2019. Per l'Istat nel 2022 i viaggi dei residenti in Italia sono stati 54.811.000, in aumento del 31,6% rispetto al 2021, ma sotto i valori precedenti al Covid. In recupero quasi totale le vacanze di 4 più notti, che tornano ai livelli del 2019, mentre le vacanze più brevi, da 1 a 3 notti, sono ancora lontane dalla situazione pre-pandemia. Walk the Talk, energia in movimento. È un'installazione progettata da Italo Rota e CRA, Carlo Ratti Associati, con Enico Producer. Attraverso un grande gioco interattivo che si sviluppa per tutto l'orto botanico di Brera a Milano, i visitatori vanno alla scoperta dell'energia e delle nuove soluzioni per muoversi in modo più sostenibile. Tutti si possono cimentare in questa avventura, adulti e bambini, giocatori singoli e piccoli gruppi. In gioco c'è il futuro della mobilità, dal car sharing ai biocarburanti, dalla mobilità elettrica alla rete delle stazioni di servizio. Eni ha creato una società dedicata alla mobilità sostenibile ed questa è una società integrata lungo tutta la catena del valore, dalla disponibilità delle materie prime fino al contatto con il cliente finale, passando per la bioraffineria, i biocarburanti e il biometano. In questo modo si sviluppa un ampio spettro di soluzioni concrete che vanno dai prodotti ai servizi sempre più decarbonizzati per favorire i bisogni delle persone in movimento. Avete scelto un gioco per rappresentare al meglio il futuro della mobilità, da dove nasce questa idea? Sì, il tema, la transizione energetica è un tema articolato e complesso. Architettura e design sono in grado di rendere semplici dinamiche appunto articolate. Da qui un connubio ideale tra arte e architettura, e l'obiettivo è proprio di fare leva su questa capacità dell'architettura per narrare in modo semplice, quindi coinvolgere, rendere tutti partecipi di questo percorso fondamentale che è la transizione energetica, che ci porterà all'obiettivo delle zero emissioni nette al 2050. Come da anni lavoriamo con Eni su questo tema dell'energia, quest'anno è declinato sul tema della mobilità. Visto che questo grande gioco è un gioco per adulti molto serio, in cui le persone possono fare il punto di che cos'è la loro posizione rispetto alla mobilità e dall'altro scoprire quanto futuro c'è in questo campo e come usarlo e entrare in un sistema efficiente per migliorare la nostra vita nelle città. Come ha pensato di incuriosire i visitatori? Ma quando si parla seriamente delle grandi sfide che ci coinvolgeranno nei prossimi anni, la risposta c'è subito.
Il problema del gioco è affrontare la complessità, non è giocare sulle cose serie. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì, che vedrà l'insistenza sulle regioni settentrionali di nuvole e precipitazioni. Per fortuna, mi viene da dire, perché al nord abbiamo un gran bisogno d'acqua, questa zona di bassa pressione, per quanto non particolarmente profonda, porterà appunto molta instabilità al nord. Vediamo infatti le nuvole che arrivano sulle regioni settentrionali, nuvolosità non particolarmente estesa, interessa davvero solo il nord Italia, ma in grado di portare appunto delle precipitazioni. Lo vediamo anche dalla previsione delle piogge, con queste piogge che arrivano finalmente sul nord Italia, proprio in zone in cui ce n'è anche un gran bisogno: Piemonte, Lombardia, Veneto e in parte l'Emilia. Quindi in definitiva ci attendo un giovedì che al centro-sud sarà l'insegna del tempo bello. Un minimo di variabilità ancora interessa la dorsale appenninica, con la possibilità nel pomeriggio di qualche breve acquazzone, soprattutto sull'Appennino tosco-emiliano e in Umbria. Ma sarà il nord Italia a vedere nuvolosità più estesa, con qualche pioggia su Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Triveneto. Precipitazioni però localmente anche sotto forma di temporale, quindi potremmo avere fenomeni anche piuttosto intensi. Per tutti i dettagli sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.